Il torneo Open che si sta svolgendo in questi giorni presso lo Junior Tennis Tecariba entra nella fase più interessante con l'entrata in campo dei giocatori di terza categoria insieme ai migliori qualificati dei turni precedenti. Nella giornata di mercoledì 17, in cui era previsto un doppio turno, si è messo in evidenza Davide Somaruga, che dopo aver superato in mattinata al terzo set un sempre tenace Andrea Martoni, esibiva il suo miglior tennis nella serata battendo Alessandro Mogos 3-3 per 6-4-6-2. Interessante è stata anche la sfida tra David Nuvoli e Giuseppe Lamboglia, vinto da quest'ultimo per 6-7, 6-4, 6-0 e che ha messo fine al bel torneo di David con ben 3 turni superati. Ragazzo interessante si è dimostrato poi Andrea Caroli, dotato di un tennis concreto e di buone gambe, il quale ha finora superato ben 4 avversari, l'ultimo dei quali è stato giovedì Americo Tittozzi, classifica 3-2, noto per la sua caparbietà. Ottima anche la cavalcata dei fratelli Gatford, David e Simone, che sono approdati ai quarti di finale battendo rispettivamente Silvio Piccini per 1-6, 7-6, 6-0 e per 5-7, 7-6, 6-3 Norman Pipitone, protagonista a sua volta di una bella competizione. Nella serata di giovedì si è poi disputata la partita sicuramente di maggior livello tecnico, che ha visto Alessandro Di Lenola prevalere su un forte Gianluca Colamussi per 7-5, 4-6, 6-2 e Enrico Pasquali Coluzzi per Tennis Latina TV.